Ben ritrovati con Ceramicand Amici. Nella puntata di oggi vi parleremo in modo particolare del comune di Sassuolo, perché fortemente indebitato e ad alto rischio fallimento. Ne parleremo con il sindaco Luca Caselli, ci sarà poi spazio anche alle news e alla rubrica Nella Rete. Partiamo con le news di Daniela D'Angeli. Come di consueto iniziamo con l'economia nazionale, purtroppo non ci sono grandi buone notizie da portare alla vostra attenzione. Con la legge di stabilità c'è il rischio di ulteriori aumenti impositivi, in particolare sulla casa. Non sono io a dirlo, ma è la Corte dei Conti. La TASI, dice la Corte dei Conti, moltiplica il suo peso rispetto alla TARES e, lasciando al Comune la facoltà di determinare l'aliquota, crea il presupposto per aumenti a rischio soprattutto le seconde case. Calo dell'1,8% del PIL nel 2013, un po' più della previsione del governo che era fermo a meno 1,7. E quanto afferma l'Istat, si prevede per il 2013 un calo seppur limitato nel terzo trimestre, seguito da una debole variazione positiva. A fine anno dovrebbe quindi terminare la fase recessiva iniziata nel secondo semestre del 2011. E veniamo alla ceramica, trattative serrate in queste ore per il rinnovo contrattuale del settore ceramico appunto. Confindustria ha detto no all'aumento di 130 euro chiesto dai sindacati, un no motivato dai cambiamenti apportati al settore da una crisi definita strutturale. Pensate, dal 2008 in poi è calata la produzione nazionale di 130 milioni di metri quadrati anche a causa del crollo del 50% del mercato dell'edilizia italiano. L'associazione Confindustria Ceramica si è dichiarata però disposta a investire risorse e a trattare aumenti salariali che tengano però conto delle singole situazioni settoriali e aziendali. Questa settimana abbiamo però la good news e riguarda il valore delle vendite all'estero del vino italiano, che raggiungeranno la soglia record dei 5 miliardi di euro con un aumento del 9%. A realizzare le migliori performance sono stati gli spumanti, che mettono a segno un aumento del 18%, togliendo spazio agli champagne francesi, e vanno benissimo anche i vini della nostra Emilia Romagna. Fratelli, Gesù è disceso sulla terra per riscattare i peccati dell'umanità, per soffrire lui, figlio di Dio, come un semplice mortale. Perciò egli ha scelto di nascere non borghese, ma proletario, perché solo chi lavora, soltanto chi suda, sa cosa sia la sofferenza. Monsignore, qui si bara, i comunisti siamo noi. Signori del municipio, voi avete bisogno della terra della Chiesa per dare un tetto ai poveri. Ebbene, questa terra la Chiesa ve la offre di tutto cuore. A condizione, ben inteso, che le abitazioni che vi costruirete non vadano a beneficio soltanto dei vostri poveri. Perché non vi sono due categorie di poveri. Non vi sono poveri del comune e poveri della parrocchia. Tutti i poveri sono uguali. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese era un ammasso di macerie. C'era miseria, non c'era lavoro e c'era tanta, tanta fame. Si narra in alcune pubblicazioni di intere famiglie bussare le porte delle caserme dei militari per elemosinare cibo. Si narra di situazioni in cui di primo mattino i capi famiglia si recavano davanti al municipio in attesa che il sindaco potesse offrire loro una giornata di lavoro, che non era ovviamente possibile per tutti. Quindi il sindaco arrivava e faceva la sua selezione: oggi lavori tu, domani magari faremo lavorare qualchedun altro. Insomma, i lavori più disparati, questi fortunati prescelti, si indirizzavano verso le strade per fare manutenzione o verso i letti dei fiumi per spaccare le pietre. Questa era la situazione, una miseria palpabilissima, però in un contesto simile c'erano delle luci ad illuminare
i nostri cittadini, e queste luci erano rappresentate dalle autorità. C'era per esempio il sindaco, quindi il comune, il prete, quindi la chiesa, e c'era anche appunto la caserma dei militari. Quindi tanta miseria sì, ma arrivava questo abbraccio dalle autorità, arrivava questa protezione, questo senso di protezione che era in grado di incutere sicurezza. Ecco, oggi non è più così. Questa luce si sta affievolendo, tant'è che dalle cronache degli ultimi giorni emerge il rischio di fallimento del comune di Sassuolo. Ma non è l'unico, si parla di oltre 450 comuni che hanno dichiarato il fallimento. Hanno dichiarato il fallimento perché insolvibili, perché non più in grado di onorare le fatture dei fornitori. Ecco, a fronte di questa situazione ci chiediamo, beh, e se un comune fallisce che cosa succede? Succede che la magistratura fa le sue indagini, accerta che non vi siano stati reati, mentre per i cittadini si prospetta ovviamente l'aumento dell'IMU, l'aumento di tutti i servizi, quando questi non dovessero essere eliminati, perché il rischio c'è, pagare di più la raccolta dei rifiuti. Insomma, il debito di un comune, il debito di un sindaco col tempo viene ovviamente onorato e deve essere onorato dai cittadini di quei comuni. Ma a pagare il prezzo più alto sono i fornitori, coloro che hanno fornito beni, che hanno fornito manodopera e che si sono visti respingere le loro fatture. Ma da oggi non è più così, perché il Tribunale di Strasburgo, il Tribunale per i diritti umani, ha assegnato ai comuni la responsabilità oggettiva di quei debiti. Da oggi lo Stato deve farsi carico dei debiti dei suoi comuni. Già il nostro debito nel nostro paese è altissimo, il 133% del PIL, aggiungiamo a questo anche i debiti dei nostri comuni. Insomma, la luce che illuminava i cittadini nel periodo del dopoguerra, di questi ultimi tempi, si sta veramente affievolendo. Cinque sedi estere ed uno stabilimento scandiano, il gruppo BMR continua la propria espansione ed amplia la capacità produttiva dell'azienda con un nuovo stabilimento a Schio, specializzato nella produzione di linee per la calibratura e lievigatura del porcellanato. Clean Air and Antibacterial Ceramic. Sono universalmente noti ed ampiamente documentati i positivi effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'azione antibatterica del biossido di titanio. Fiandre e Iris Ceramica hanno ideato e realizzato un nuovo procedimento che massimizza tali benefici effetti sulle superfici ceramiche.